Sono il presidente del consorzio Coi dell'Artec. Siamo tutti riuniti qua per festeggiare proprio il fine anno qua, Santo Natale. Abbiamo fatto una festa con tutti i miei collaboratori consorziati, che ringrazio tutti per la loro collaborazione e per la forza che mi hanno dato per tutto l'anno a portare avanti questa situazione. Siamo qua dentro un bel cantiere, il cantiere dell'AIAS, centro di riabilitazione, dove stiamo eseguendo i lavori. Grazie all'ingegnere L'ho Trovato che ci ha dato questa possibilità di fare questo cantiere. Grazie a tutti i presenti che abbiamo invitato qua come consorzio a questa manciata di fine anno. Ringrazio tutti gli invitati e auguro un buon Natale a tutti e a tutta la città di Mazara del Vallo. Nei cantieri di lavoro, dove ci sono quella grande categoria di muratori, che sono le persone più allegre perché stanno al sole, hanno il godimento di vedere crescere gli edifici che arricchiscono la città, oggi per iniziativa sia del responsabile del cantiere che il signor Gaspar Austero, qua abbiamo il presidente del consorzio, del gruppo di tutti questi signori che hanno avuto l'intelligenza di costituire a Mazara un'associazione dove ci sono consorzio, dove ci sono tutta una serie di professioni, per cui una volta che una di queste professioni trova un po' di lavoro, lo trasmette a tutti gli altri. Questa è una ricchezza, una eccezione. Io oggi sono stato invitato da loro, sono il presidente del Consorzio Siciliano di Riabilitazione, dell'AIAS nazionale, che stiamo costituendo, stiamo realizzando un centro di riabilitazione per disabili proprio qua a Mazara, in questo territorio, questo uliveto di 20.000 metri quadrati circa, una struttura che sarà di circa 1.000 metri quadrati. Finalmente abbiamo avuto l'opportunità di trovare questo terreno, questi 20.000 metri quadrati circa, di realizzare questa struttura, che è una struttura imponente, una struttura che certamente sarà l'orgoglio per Mazara. E noi saremo orgogliosi di poter dare a tutto il nostro personale che adesso lavora in altre strutture di Mazara, dare al nostro personale una struttura molto luminosa, con l'aria condizionata, con le spaziosità, con tutto ciò che oggi significa il vivere in un posto degno degli uomini. Ringrazio tutti gli amici intervenuti quest'oggi per farci gli auguri di buon Natale e augurarci un buon anno nuovo. E grazie a tutti i colleghi del consorzio e dico oggi è una grande festa per noi, motivo di orgoglio che portiamo questo consorzio avanti. Come si dice per ora che c'è in voga questo film, noi siamo la forza e avremo la forza di continuare con questo consorzio e diventare sempre più grandi. Grazie a tutti, grazie, buon anno. Bravo!